Alla spicciolata, a Palazzo Rinaldi, imprenditori, categorie economiche, rappresentanti di quel mondo produttivo che non ce la fa più. I Matteo Renzi vedono l'ultima spiaggia. Spero che riesca a realizzare, che non gli mettano troppo il bastone tra le ruote i soliti politici italiani, perché penso che dopo di lui ci sarà il vuoto. Vedo che abbiamo a che fare con una persona molto determinata, ambiziosa, e questo è un ingrediente molto importante delle persone per fare qualcosa. Però sono preoccupato poi di tutto quello che trova attorno. Grande l'aspettativa verso il neo premier. Potrebbe rappresentare un grosso cambio nel sistema italiano. Spero che sia una persona che ascolti e che non parli, che non dica, ma che ascolti. Io chiamo Renzi persona terza e sono convinto che sia veramente una persona terza al di sopra dei partiti. In occasione dell'arrivo in aeroporto gli ho parlato degli aeroporti. Ci sono stati 10 anni di mancanza di investimenti, ora dobbiamo recuperare il terreno per tutto. Io dico che è l'ultima chance per noi, se non ce la fa lui andiamo a finire con Grillo e dopo Stato del Nord, punto. Questo è fiducioso. Senza aver Putin che viene qui su Cagliarmati. All'uscita dalla sala soddisfazione ma anche prudenza, alle parole devono seguire azioni concrete. Abbiamo rappresentato il fatto che condividiamo gli obiettivi che ha enunciato nel discorso di insediamento alle Camere. L'importante però è che questi obiettivi adesso uno alla volta vengano realizzati. Ha ascoltato le nostre istanze, io gli ho chiesto un impegno preciso, un segnale chiaro, tangibile, che è quello del finanziamento della piccola mobilità. Vediamo se ci saranno conseguenzialmente i fatti. Beh, mi è sembrato un incontro interessante, sono stati molti contributi anche da imprenditori e da categorie che c'erano. Lui è molto abile nel rispondere, quindi è stato assolutamente interessante. Ha dei buoni progetti, aspettiamo che vengano realizzati. Com'è andata? Bene, bene, giovane emergente, idee chiare, avrà difficoltà perché con questo paese che vuole caputare chiunque dalle cose giuste, abbiamo chiesto noi trevigiani di sbloccare il lavoro, che quando ha sbloccato il Veneto il lavoro pensiamo noi per tutti gli altri. Un politico che prima di mettersi a lavorare viene a ascoltare i problemi reali della gente. E questo è da auspicare che venga ripetuto anche nel futuro, perché sulla strada, sulle piazze, che si capisce esattamente quali sono le priorità in un momento così di difficoltà. Un programma suo che dice investo nella scuola, nella formazione, investo nell'impresa, diciamo è quello che noi ci aspettiamo.